buona difesa da subito e abbiamo corso il contropiede facendo subito il break e dando fiducia a tutta la squadra. Poi sinceramente nel secondo tempo avevo paura un po' di loro che sarebbero entrati in campo giustamente ad aggredirci e a metterci un po' le mani addosso, infatti è stato così, ma siamo stati bravi a non perdere il controllo dei nervi, a fare delle buone giocate anche nel secondo tempo, a rimandarli indietro tutte le volte che hanno cercato di riavvicinarsi. E quindi una bella vittoria di squadra, la corale, con un bel gioco e direi una buona difesa. Una partita che abbiamo portato noi sui binari che volevamo, ripeto, dall'inizio, dal primo minuto, aggredendoli in difesa. Rispetto alla prima partita c'è stato sicuramente, appunto come hai detto tu, più una coralità, la partita appunto Terenzi con 38 punti era stato spiccato più di tutti, questo sicuramente è stato una bella risposta che ti hanno dato anche tutti gli altri che magari alla prima partita si erano un po' fatti vedere di meno. Sì, ma noi siamo una squadra che ha tante armi nel suo repertorio, possiamo far segnare tutto il roster, quindi sì, a Livorno aveva fatto una gran partita Diego, questa sera il primo tempo Seba Bianchi aveva fatto una grande partita, nel secondo tempo si sono viste delle buone giocate di Casini, di Marino, Solaroli solido in difesa, quindi Terenzi ha comunque fatto il suo bottino, l'ha fatto. Quando tiri 14 su 30 da 3 punti apri il campo, è più facile. Due partite che la confortano sul piano proprio del gioco, si aspettava una espressione di questo genere? Innanzitutto siamo contenti perché abbiamo fuori un giocatore importante che è Cepic e speriamo di recuperare in questa settimana. Come dico da un paio di settimane, ci alleniamo bene, è un bel gruppo, stanno bene insieme, lavorano bene, non c'è tensione, anche se è sembrato in qualche momento della partita ci fosse, ma erano cose estemporanee. Quindi no, io sono contento anche del gioco perché abbiamo fatto vedere una bella pallacanestro, cosa che predico sempre, perché se giochi bene poi hai più possibilità di vincere che se giochi male. Quindi si parla sempre del terzetto che trascina Bianchi, Terenzi, Marino, degli altri cosa si dice? Io ho visto un concretissimo Casini, ho visto un grande lavoro in difesa di Solaroli che ha fatto a tutto campo la marcatura su Guerra, lui e Edo molto più brillante di sabato scorso a Livorno, che quando spinge ci dà buone soluzioni, quindi i ragazzi giovani ci danno una gran mano in allenamento. Aspettiamo Leardini, solido, pur segnando poco, anche lui a rimbalzo, in difesa, sui cambi, è sempre presente. Aspettiamo Cepic, che dobbiamo inserirlo, ci vorrà un po', in settimana riprenderà gli allenamenti, però ci vorrà un po' perché ha saltato tutta la preparazione. Andiamo avanti a lavorare con serenità, siamo contenti e vincere ti dà fiducia. Ci dobbiamo preparare una partita tosta perché Pavia è fatta squadra per vincere, con un roster importante, con grande fisicità. Fuori casa è dura, a Pallaravizza ci sarà tanta gente, quindi dobbiamo andare là preparati e concentrati.